Una mattinata bellissima, ricca di contributi, a partire da quelli dei nostri colleghi che con i loro video ci hanno rappresentato un anno di attività intensa, piena di passione, piena anche di difficoltà, ma anche di situazioni che si sono volte per il meglio e sono riuscite. È stato anche un momento per fare degli approfondimenti molto significativi su alcune delle cose che ci interessano maggiormente. Abbiamo parlato ad esempio di innovazione, di sviluppo in campo costruttivo, abbiamo parlato di legalità con la presenza importantissima di Libera con la quale vogliamo strutturare un rapporto a lungo termine perché intorno ai temi della legalità e alla cultura della legalità vogliamo impostare, come abbiamo fatto negli ultimi mesi ed anni, la nostra azienda. E poi è stato bello avere qua con noi il sindaco di Modena, l'assessore Palmacosti, Mauro Lusetti, ognuno dei quali dal loro punto di vista, che per certi aspetti è un punto di vista privilegiato, quelli dell'istituzione e delle organizzazioni di rappresentanza, hanno saputo da un lato sottolineare le cose importanti che si era fatto, ma soprattutto le sfide che dovremo affrontare nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Noi ce la metteremo tutta con la solita passione, la solita voglia di fare, di conquistare nuovi traguardi e con una logica di squadra che è una delle cose più belle che mi pare questa mattina sia uscita dalle cose che abbiamo detto nella nostra assemblea e dalla nostra stessa assemblea. Ultimo aspetto bello che il presidente Lusetti abbia detto che gli è piaciuta moltissimo anche un po' la sobrietà con cui abbiamo affrontato e la leggerezza con cui abbiamo affrontato questi momenti. È un nostro tratto distintivo, la vita riserva molti momenti belli o anche di difficoltà, l'importante è cercare sempre di affrontarli un pochino con il sorriso sulle labbra e sapendo che poi lavorando il domani può essere a volte migliore di quello che si è affrontato il giorno prima con tutte le difficoltà del caso.